tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica giacca che io ho deciso di chiamare Vulcano, a cui io ho messo anche questa cintura che in questo momento in realtà sto usando come diciamo pashmina, come cravattino, ma che potete utilizzare anche come cintura per poter chiudere la vostra giacca. Ho deciso di chiamarla Vulcano questo perché il colore che ho scelto del filato, io ho utilizzato il pirouette della DMC, questo fantastico gomitolone da 200 grammi, si chiama appunto color Vulcano ed è il numero, ve lo dico subito, 497. Io ho utilizzato due gomitoli che vi ricordo che sono da 200 grammi, misurano 500 metri, quindi hanno un ottimo metraggio, ma voglio farvi vedere anche altri colori a disposizione sempre sul mio sito, di cui vi lascio il link in descrizione, filati Elsa, e trovate anche questi fantastici colori, scusate l'ho messo al contrario, che sono bellissimi. E vi dico anche che per una taglia M occorrono anche in questo caso due gomitoli, perché io dell'ultimo ne ho utilizzato veramente poco, e invece per quanto riguarda una taglia L occorrono tre gomitoli. Io ho lavorato sempre con l'uncinetto del numero 5, a parte per le catenelle iniziali dove ho lavorato con l'uncinetto del 5 e mezzo. La lavorazione è semplicissima, vi dico già che è un giro che va sempre ripetuto e ha questo effetto del vedo non vedo, ed è una, penso che sia il motivo migliore per poter fare questi capi da indossare a fine inverno inizio primavera, perché tengono comunque caldi ma non quel caldo eccessivo, quindi se dobbiamo beccare quella giornata in cui c'è più sole non ci dà fastidio. Come vi ho detto, oltre a questo giacca che si parte dal sotto, poi si lavora in giri di andata e ritorno anche quando si lavorano le parti separate, mentre si lavora in tondo per poter fare le maniche, ho creato questa sciarpettina che però può essere indossata, ecco ve lo faccio vedere, anche come fermo se tipo abbiamo una giornata ventosa, per poter fermare appunto il nostro cardigan in questa nostra giacchetta in questa maniera, quindi veramente semplicissimo. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, come sempre poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferozzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra giacca o spolverino, sono ancora indeciso, deciderò in via in corso d'opera cosa diventerà, io ho deciso di utilizzare il filato della DMC linea Pirouette. Il colore che ho usato io è il 497, ma qui potete vedere anche altri colori fantastici appunto per creare la nostra giacchetta o spolverino, diciamo di fine autunno. Allora, vi dico già che io lavorerò con l'uncinetto numero 5, ma che le catenelle iniziali sono andata a lavorarle con l'uncinetto del 5 e mezzo, questo per avere il modulo, il fatto che non mi stringano le catenelle, e ho montato 115 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 3, a cui vanno aggiunte 4 catenelle. Io non voglio che la giacca si chiuda, quindi le mie 115 catenelle sono circa 77 centimetri. Però mi raccomando, se voi volete che la vostra giacca si chiuda, mettete più catenelle e andate a misurare i fianchi o il seno a seconda di cosa avete più grande. Comunque, se invece la volete come mie, come la mia taglia M, io vi consiglio di aumentare di 6 motivi in modo tale, quindi 3 catenelle per 6, in modo tale da avere 2 motivi in più per lato. Taglia L andate a aumentare anche di 12 motivi, taglia L anche di 24 motivi. Quindi secondo me comunque dipende da quanto volete che vi si chiuda il vostro cardigan. Io qui ho un piccolo campioncino, vi faccio vedere appunto il giro che va sempre ripetuto, quindi semplicissima la lavorazione. Non volevo dar spazio troppo al motivo, ma dar spazio al filato, che ha delle sfumature fantastiche. Quindi andiamo a lavorare il nostro primo giro e andiamo a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Salto la prima catenella di base, entro nella seconda e vado a fare una maglia bassa. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto successivo e vado a fare una maglia alta non chiusa. Salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme. 2 catenelle di separazione, si ricomincia da capo. Vado nella catenella e vado a fare una maglia alta non chiusa. Salto una catenella, entro nella successiva, un'altra maglia alta non chiusa, e le chiudo insieme. 2 catenelle, vado nella catenella e vado a fare una maglia alta non chiusa. Salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa,
e le chiudo insieme. 2 catenelle e si ricomincia da capo, quindi bisogna fare questo per tutto il giro. Entro nella catenella successiva, maglia alta non chiusa, salto una catenella e di nuovo maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle e di nuovo facciamo un'ultima volta insieme, maglia alta non chiusa, salto una catenella, vado nella successiva, maglia alta non chiusa, 2 catenelle. 2 catenelle, terminiamo il giro. Entriamo nella prima maglia, nella prima catenella andiamo a fare una maglia alta, e entriamo nell'ultima catenella andiamo a fare un'altra maglia alta. Abbiamo terminato così il primo giro. Come vi ho detto, il giro va sempre ripetuto, e adesso però ve lo faccio vedere in quanto abbiamo una base diversa. Quindi quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro, e andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, entriamo nella maglia alta successiva, andiamo a fare un'altra maglia alta. 2 catenelle di separazione, entro nel primo archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa, entro nell'archetto successivo e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle di separazione e si ricomincia da capo. Entro nello stesso archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa, prendo il filo, vado nell'archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle e si ricomincia. Rientro nel primo archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa. Archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa, le chiudo insieme. 2 catenelle e di nuovo entro nell'archetto una maglia alta non chiusa. Entro nel secondo archetto un'altra maglia alta non chiusa. 2 catenelle e di nuovo entro nell'archetto maglia alta non chiusa. Archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. 2 catenelle e vado a terminare il giro facendo una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta. E si ricomincia, quindi si gira la lavorazione, 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, maglia alta successiva, vado a fare maglia alta. 2 catenelle, entro nel primo archetto, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, chiudo insieme, 2 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi è il giro che va sempre ripetuto fino ad arrivare ad altezza degli scalfi. E io naturalmente vi dirò quante volte sono andata a ripetere questo giro, e poi vi dirò come andare a dividere le due parti avanti dalla parte dietro. Ho terminato di lavorare la parte sotto del mio spolverino, in realtà ho fatto un totale di 27 giri e poi sono andata a mettere i marcapunti. Per mettere i marcapunti ho contato i miei gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme. Io ne ho un totale di 39, quindi ne ho messe 8 avanti per lato, senza contare quindi 2 gruppi di maglie alte, quindi sono 8 gruppi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sia da questa parte che da quest'altra parte, e ne ho messi 21 dietro. Mi raccomando, per la taglia M io vi avevo detto di mettere almeno 6 motivi in più, quindi poi vi dovreste trovare con 2 motivi in più per lato. Taglia L invece dovreste trovarvi con 4 motivi in più per lato, e se l'avete fatto più stretta, più larga rispetto a me, anche se siete la mia taglia, mi raccomando andate comunque a dividere per 3 parti. Detto ciò, quindi adesso continuerò a lavorare sempre lo stesso giro, però mi fermerò dove ho messo appunto il marcapunti, che l'ho messo dove ho l'archetto di separazione, e quindi andiamo a lavorare in questa maniera. Vado sempre a fare le 2 catenelle, le 3 catenelle sulla mia prima maglia alta e la maglia alta nella maglia alta. 2 catenelle, vado a lavorare normalmente come ho sempre lavorato, quindi prima maglia alta non chiusa, seconda maglia alta non chiusa e le chiudo, 2 catenelle, rientro maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e chiudo insieme. Procedo così, vi farò vedere come terminare la lavorazione e come riniziarla. Sto per terminare il giro, vado a fare le mie ultime 2 maglie alte non chiuse, quindi vedete sono entrata nell'archetto dove ho messo il marcapunti, vado a fare le mie 2 catenelle, rientro nell'archetto ma vado a fare solo una maglia alta. E poi ricomincio da capo, quindi 2 3 catenelle, mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta,
2 catenelle di separazione, rientro nell'archetto e vado a fare la maglia alta non chiusa, vado nell'archetto successivo e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme 2 catenelle e procedo come ho sempre lavorato. Quindi cosa cambia? Che prima noi finavamo il giro con 2 maglie alte e riniziavamo con 2 maglie alte perché stavamo lavorando per intero lavoro, adesso invece andiamo a lavorare che abbiamo dove abbiamo l'esterno, cioè l'apertura del nostro spolverino, le 2 maglie alte, ma dove abbiamo invece l'apertura dello scalfo andiamo a fare sempre solo una maglia alta. Mi raccomando, questo va fatto sia per la parte avanti, a destra e a sinistra. Dietro invece noi vi farò vedere, cioè poi vi farò vedere bene, dobbiamo iniziare e terminare con una maglia alta, quindi inizieremo qui con una maglia alta, 2 catenelle, poi la nostra lavorazione e termineremo quindi dove abbiamo il marcapunti di nuovo con la maglia alta. Io comunque adesso procedo a lavorare questa parte, vi dirò quanti giri sono andata a fare e poi appunto vi farò vedere come fare il giro dietro. Dunque, ho fatto il giro per 9 volte, perché alla fine il giro si ripete sempre, quindi sono 9 volte e risulta circa 16 centimetri e per me va benissimo. Adesso, prima di andare a fare la parte avanti, vi faccio vedere appunto come andare a fare la parte dietro per farvi vedere il giro. Io farò sempre 9 giri, lavorerò sempre con lo stesso numero di uncinetto, quindi mi aggancio dove ho il mio marcapunti. E come vi ho detto vado direttamente a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro dentro e vado a fare la mia maglia alta non chiusa, vado nell'archetto successivo maglia alta non chiusa, le chiudo insieme 2 catenelle, ricomincio, quindi rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, chiudo insieme 2 catenelle. E continuo così quindi per tutto il giro, vi farò vedere come terminare, quindi come iniziare poi a fare il successivo e il giro poi sarà sempre ripetuto. Cambia solamente che rispetto al corpo del nostro spolverino dove facevamo 2 maglie alte ad inizio e fine giro, quindi andiamo a fare solamente una. Sto quindi arrivando al secondo marcapunti, quindi vedo ho fatto la mia maglia alta non chiusa, entro dove ho la marcapunti, vado a fare la mia altra maglia non chiusa e le chiudo insieme 2 catenelle, rientro e vado a fare una maglia alta 2 catenelle, vado a fare le 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, mi giro con il lavoro e vado a fare altre 2 catenelle e ricomincio da capo, rientro nell'archetto, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme 2 catenelle e ricomincio, rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme 2 catenelle e continuo così quindi per tutto il mio giro. Io devo fare 9 giri perché se vi ricordate nella parte avanti ho fatto 2 giri, poi andrò a rifare la parte avanti, cucirò le 3 parti insieme, vi farò vedere naturalmente, penso che cucirò del tutto, non penso che lascerò un po' scoperto, comunque vi farò vedere alla fine se avrò cucito le parti oppure no e poi andremo a fare le maniche. Sono ancora indecisa se fare delle maniche lunghe o delle maniche a 3/4, deciderò man mano che andrò avanti con la lavorazione. Ho terminato di lavorare anche l'altra parte avanti, quindi sono andata a cucire poi le 2 parti avanti con la parte dietro e io ho cucito per tutta la lunghezza, visto che comunque dietro avevo abbastanza spazio per lo scollo. Mi raccomando, se invece non avete molto spazio, le prime lasciate libere le 2 maglie alte sia a destra che a sinistra. A questo punto andiamo a creare la nostra manica, lavorando sempre con l'uncinetto del numero 5 e lavorando in tondo il nostro punto. E vado a lavorare in questa maniera, mi aggancio dove ho qui ho fatto le mie maglie alte per separare la lavorazione e vado a fare 2 catenelle che sono mia prima maglia alta non chiusa, vado nella maglia alta orizzontale, vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme 2 catenelle, prendo il filo, rientro nella stessa maglia orizzontale, vado in quella successiva e vado a fare scusate, faccio una maglia alta non chiusa, vado in quella successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme
2 catenelle, ricomincio da capo, quindi rientro nella maglia alta orizzontale, vado a fare una maglia alta non chiusa, vado in quella successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. 2 catenelle, ricomincio e vado a fare questo per tutto il giro. Mi raccomando, se vi accorgete che la manica vi viene troppo larga, diminuite le catenelle di separazione. Invece di andare a fare 2 catenelle, ne fate solamente una. Io penso che userò questo trucchetto, chiamiamolo così, verso la fine, perché ho deciso di fare le maniche lunghe, ma non voglio una manica troppo larga. Quindi, verso la fine, io naturalmente poi vi dirò quanti giri ho fatto facendo 2 catenelle. Ops, qua mi sono distratta, ne ho fatto una sola. Non la voglio troppo larga, quindi vi dirò alla fine, visto che ho deciso di fare delle maniche lunghe, di quanti giri ho fatto facendo le 2 catenelle e quanti poi giri sono andata a fare invece facendo una sola catenella. Comunque, io adesso continuo a lavorare, vi dirò alla fine naturalmente quanti gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme ho fatto per tutto il giro e vi farò vedere appunto come terminare la lavorazione e come iniziare il giro successivo. Sto per terminare il giro, ho fatto 18 gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme, vado a fare una catenella, entro dove ho fatto le 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassa. E poi ricomincio, quindi entro dentro, prendo il filo, vado a fare una maglia bassissima, 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta non chiusa, vado nell'archetto successivo e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme, 2 catenelle, ricomincio da capo, rientro nell'archetto, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, chiudo insieme, 2 catenelle e vado a fare questo come vi ho detto per tutta la lunghezza della manica. L'unica cosa che vi dico è che farò determinati giri, vi dirò quanti giri naturalmente, e poi andrò a stringere un po' la lavorazione andando a fare una catenella di separazione invece che due. Allora, in totale io ho fatto 29 giri e vedete qua si vede la lavorazione stretta perché ne ho fatti 21 facendo sempre le 2 catenelle di separazione e le ultime 8 giri sono andata a fare facendo soltanto una maglia, una catenella di separazione. Questo per stringere un po' la lavorazione, non tantissimo, non avevo bisogno di fare il polso perché comunque è una giacca che io voglio indossare sopra comunque altri maglioncini sottili o maglie, quindi non doveva essere una cosa stretta, però vi ripeto, 21 gi 29 giri, 21 facendo sempre 2 catenelle, gli ultimi 8 giri facendo solo una catenella. Adesso vado a fare anche l'altra manica. Ho terminato la giacca, quindi ho fatto le 2 maniche, quindi vedete, e come vi ho detto sono andata a stringere entrambe facendo togliendo la maglia passando da 2 catenelle a una catenella e infine sono andata a fare una lunga striscia sempre lavorando allo stesso punto. Adesso vi faccio vedere come fare, però vi dico già che la striscia è lunga circa 150 cm ed è alta circa 7 cm. Vi faccio vedere adesso come sono andata a realizzarla. Questa cinta mi servirà appunto per chiudere la giacca in vita senza dover però andare a fare un bordino oppure mettere degli alamari. Per realizzare la nostra cintura, oppure la possiamo indossare anche come pashmina, mi raccomando, io vi dico quante catenelle ho montato io, ma voi la potete fare anche più larga e in quel caso il multiplo ricordate che è di 3, soltanto che questa volta invece di 4 catenelle ne mettiamo solo 2 in più. Questo perché non voglio fare le 2 maglie alte finali e le 2 maglie alte iniziali, ma solamente una maglia alta iniziale e una maglia alta finale. Quindi io in totale, in questo caso, sono andata a montare un totale di 11 catenelle. 3, 6, 9 catenelle, 9 catenelle servono per il motivo più 2 per poter fare appunto la mia cintura e come vi ho detto di larghezza mi viene circa 7 cm. Se voi la volete fare più larga, quindi più alta, mettete un motivo in più, quindi 3 catenelle in più. Detto ciò, possiamo andare a fare quindi il primo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una catenella di separazione, salto la prima delle nostre catenelle iniziali, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta non chiusa. Salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme, 2 catenelle, ricomincio da capo. Vado nella catenella successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa. Salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme.
2 catenelle e di nuovo vado nella catenella successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa, salto una catenella, vado alla maglia alta non chiusa e vado a fare un'altra maglia alta e le chiudo insieme. 2 catenelle, scusate, una catenella, vado nella nell'ultima catenella e vado a fare una maglia alta. A questo punto ci giriamo con la lavorazione e il giro che faremo adesso sarà il giro che va sempre ripetuto. 3 catenelle, scusate, qui ho fatto una catenella in più, quindi la vado a togliere. 3 vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, entro dove ho la prima catenella e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado nell'archetto di 2 e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle e vado a lavorare come ho lavorato sempre per il mio cardigan, quindi entro dentro e vado a fare una maglia alta non chiusa, archetto successivo un'altra maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle, 1, 2 e di nuovo rientro nello stesso archetto, maglia alta non chiusa, entro nell'archetto di una catenella e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, chiudo l'archetto, chiudo le due maglie alte, catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta e si ricomincia da capo, quindi di nuovo 3 catenelle, una catenella di separazione, entro nell'archetto di una catenella, maglia alta non chiusa, archetto successivo un'altra maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle, rientro nell'archetto, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme. Quindi ripeto questo per tutta la lunghezza. Vi ricordo che io ve l'ho fatta lunga circa 145 o 150 centimetri, però per le taglie più grandi io vi consiglio di aumentare comunque di un almeno altri 5-10 centimetri.